È evidente che il palazzo del potere non gradisce chi semplicemente in questi mesi si è impegnato a cercare di fare rispettare la legge. L'avergli pignorato l'indennità parlamentare, aver ripulito la società da 887 incarichi legali inutili per lo più, l'aver disdettato le sedi, l'aver rifiutato la logica dei favori e della riscossione solo nei confronti dei più poveri, della povera gente, è un atto di lesa maestà per il palazzo che me l'ha giurata e me l'ha fatta pagare. Non mi aspettavo evidentemente tappeti rossi. Ciò che diciamo, in un qualche modo mi impressiona è la protervia con cui questa gente si chiude nel palazzo d'inverno, allontanandosi dalla gente comune, pensando che tutto ciò possa passare impunemente. Credo che al momento opportuno la gente saprà mandarli a casa e credo che questo tempo della impunità è passato. Pago con la mia testa l'aver fatto il mio dovere, l'aver agito nel rispetto della coscienza e della legge, assicurando l'equità dei cittadini. Lo faccio volentieri, rifarei tutto da capo. Credo davvero che ci sia un problema molto grave in Sicilia. Ed è questa classe dirigente trasversalmente che ci governa ed è frutto anche di questa enorme incapacità, malafede, malversazione. Se migliaia di giovani ogni mese scappano dalla Sicilia per andare fuori, in Italia e all'estero, io spero soltanto che prima o dopo una nuova generazione possa dare l'alta a questi signori e fargli capire che anche loro sono soggetti alla legge e che anche loro devono rispettare la coscienza dei cittadini onesti.